e con le note della ISO Band, la Improbable Small Orchestra, che il Festival Asti Musica venerdì sera ha debuttato in Piazza Cattedrale. Musicisti e cantanti, diretti da Franco Bogliano, hanno occupato il palco lasciato vuoto dalla rinuncia di Ezio Bosso, che recupererà il concerto il prossimo 7 settembre al Teatro Alfieri. Tanti i generi affrontati dall'orchestra astigiana, jazz, funk e soul, partendo da composizioni con sonorità proprie delle big band e omaggi alle voci e ai grandi del jazz, per approdare agli arrangiamenti in chiave contemporanea. Per questo, nel programma composto da Bogliano e dai suoi, sono convissuti nomi come Woody Herman, Harry Mancini, Duke Ellington e Phil Collins. Non solo, perché al fine di rendere omaggio all'Eco Festival è stato proposto un arrangiamento della canzone Volare, affidata alle voci di Giulia Rossi e Sal Belvedere. Lo spettacolo è stato molto apprezzato dal pubblico, che già programma una visita ai prossimi concerti. È piaciuta questa prima puntata di Esti Musica? Sì, per quello che abbiamo potuto vedere ci siamo arrivati in ritardo. No, appena arrivato. Andrete a qualche altro concerto? Beh, penso di sì. Bellissimo. Piaciuto quindi questa prima puntata di Asti Musica? Certo. Vedrete qualche altro concerto? Probabilmente sì. La prossima settimana ho visto che ce ne sono diverse, penso che verrò. 11 gli appuntamenti ancora in cartellone, il prossimo è quello di questa sera, sabato 9 luglio, con il rapper Rocco Hunt.